Ciao a tutti ragazzi, sono Rio Zenka. Allora, visto che purtroppo ho cercato di portare avanti la mia serie di Fallout, sembra che non ci sia riuscito, purtroppo sembra che la serie non vada, io ho deciso che, visto che non ho intenzione di fare la solita serie dove non finisce, quindi io sono alla fine del gioco, adesso vedremo insieme il finale, ho deciso che questo gioco un finale ce l'avrà anche se non la completo la serie. Quindi direi di scendere, completare finalmente il nostro videogioco. Come vedete, abbiamo la nostra bella armatura X01. Quindi sono belli acchittati. Abbiamo fatto una missione con la nostra confraternita d'acciaio. Quindi abbiamo fatto uno dei finali possibili, ovviamente. Protocolli difensivi attivi. Direi di completarlo. Quindi cominciamo subito. Senza perdere. In prossimità. Ho anche qualche novità da dirvi, ovviamente. Ho deciso che, visto che purtroppo le serie sono un po' così, quando sono troppo lunghe oppure magari non sono proprio, come si vuol dire, fatte proprio con criterio, perché purtroppo non potevamo fare una serie che durasse di meno, perché purtroppo è così. Facciamo una serie che dura troppo poco, non va bene, perché più è piccolo il video e più puntate bisognava fare, quindi le puntate si sono dilungate forse un po' troppo, però c'è chi magari fa 70 episodi e piace, e chi invece non, magari non lo so, non vi è piaciuta forse qualcosa, forse magari poteva essere che non intrattenevo più di tanto, perché come si suol dire il gioco fatto bene, però ovviamente non potevo stare a commentare ogni singolo secondo, quindi ho deciso che purtroppo bisognava finire il gioco, perché io magari continuerò con le mie serie singole. Se farò una serie, vedrò bene di vedere una serie che non duri tanto, perché sinceramente con le serie è meglio non farle proprio, tanto come avete ben visto i risultati sono evidenti, la serie non va e quindi quanto qui va male. Abbatteteli, servono rinforzi da questa parte qui. Perché mi metti davanti? Se no un pezzo di cioccolata niente. Niente, questi da confraternita sono proprio stupidi, non ho ancora capito perché ho voluto fare sta missione, finì il gioco insieme alla confraternita d'acciaio, quindi potevo fare altre scelte. Comunque adesso è tardi per piangere sul latte versato, sempre in mezzo come il venerdì. Comunque farò un bel po' di episodi, tanto ho tante serie da far vedere, quindi cioè, tanti video nuovi da far vedere, tante novità, anche se penso che di serie non ne farò per il momento per quanto riguarda il nostro arc. Proprio la serie non ci sarà, farò giusto quando usciranno le novità, quando uscirà qualche aggiornamento interessante, come sempre farò i soliti video dove vi aggiornerò con tutte le novità o magari qualche curiosità, qualche mod interessante, insomma, anche perché di serie fisica praticamente ormai abbiamo già spolverato tutto su quel gioco, quindi ormai c'è ben poco da vedere, tranne qualche novità che sinceramente ci vuole ben poco per farla vedere, anche perché ormai è inutile fare tutte le volte le stesse cose, ormai abbiamo fatto abbastanza, abbiamo costruito, abbiamo ricostruito, abbiamo fatto altre serie tutte da capo. Comunque, visto che a voi piace, ovviamente è normale che io continuerò a farlo, certo non farò proprio la testa, ci saranno più totale il numero degli episodi, perché l'episodio finisce col 50, però ovviamente ci saranno sempre le novità, quando non uscirà qualche dinosauro nuovo, perché è molto interessante, oppure anche magari se dovesse uscire magari una Total Conversion molto carina, sarò ben lieto di farvela vedere, magari di fare con quella una nuova serie, ovviamente sempre sì. Questa Total Conversion si ha fatta veramente bene. Io quel bazooka quasi me lo piglio, tanto l'armatura atomica posso portare un po' di più. Vediamo se tutto. Vabbè, il resto non ho parlato, come al solito.
Kellogg, fucile dell'istituto, buttalo. Bestiario, c'è un sacco di zozzeria. Niente, vado sempre piano. Ok, andiamo meglio. Non raccogliamo niente, perché come raccogli qualcosa qui è una zozzeria. Queste non pesano, posso anche raccogliere. Anche perché sennò come lo alimento sto cazzarola di mitragliatore. A proposito, ricarichiamo. Come no, ti aiuto io! Dove vai? Bel bambino! Ti avevo detto che ti aiutavo! Che c'è tu? Questi? Niente scimmie, grazie! Niente scimmie! Ma com'è? Mi incastro sempre, non c'è per! Si incastra! Gilla gorilla. Ve la vate? Sintetici schifosi. Per la vittoria. Allora. Cos'è stato? Che è stato, Niente. Missione compiuta. Che vuoi che sia stato? Bersaglio acquisito. Aiuto! Aiuto! Okay. Ma! Questa? No, questa non me la spiego. Come al solito, mi sa che non ho guardato la barra da vita. Mi sa che mi hanno mezzo ammazzato. Bersaglio acquisito. Sì, infatti, non c'avevo niente da capire. Stavo una zozzeria. Un cretino, praticamente, come sempre. Perché non guardo la barra della vita. Quando c'è l'armatura atomica, non mi scordo. Penso sempre che. Ci sono problemi. Non mi serve di guardarla. Ti avviso, non posso lasciar continuare questi attacchi. Devo sempre che devo premere 0 per curarmi con lo steampunk. Perché devo sempre entrare nel menu? Non lo so, manco. Per la vittoria! Sì, per Vittorio. Guardi però. Dai, guardate che sono difese. Fammi ridere, non serve a niente ancora che fa. Sicura in posizione. Paladino, abbiamo individuato il reattore. È accessibile dalla divisione sistemi avanzati, solo che non puoi raggiungerlo. Ma chi ti ha detto che non lo posso raggiungere?
mi aspettavo di rivederti. Sei qui per vedere il reattore, vero? L'abbiamo ultimato senza di te. Che ti è successo? Sei malato? Non fingere che ti importi. Hai avuto l'occasione di aiutarmi. Beh, certo. E mi hai abbandonato. Ma che non ti basta che io sia qui in punto di morte? Ora cosa hai intenzione di fare? Vuoi distruggere tutto? Dimmi allora, con quale virtuoso pretesto giustifichi questa atrocità? Non c'è altro modo. Non ci si può fidare dell'istituto. Ma della confraternita d'acciaio, di loro sì? Beh, non ha più importanza, immagino. Riuscirai nel tuo intento. E rovinerai l'unica speranza per il futuro dell'umanità. Ah, certo, l'unica domanda viene ad Android. Quindi è perché sei qui? Per rimorso o soltanto per soddisfazione personale? Sean, io speravo di poter fare qualcosa di più per te. Volevo salvarti. Questa non è una favola, madre. Non puoi salvarmi. Sto morendo. E tu distruggerai tutto ciò che ho amato. Dovrai vivere con questo rimorso. Ma veramente non me ne frega un cazzo. Se vuoi scusarmi, vorrei trascorrere da solo i miei ultimi momenti. Vabbè, ciao Ciccio, Va. Fa ciò che devi, ma spero che un giorno capirai cos'è andato perso qui. Ben fatto, Paladino. Ora dovresti avere campo libero fino al reattore. E sono lieta di annunciarti che sono arrivati i rinforzi. Ma no, la storia dei rinforzi. Ah, no, bene, devo passare dall'altra parte, sono un po' di coglioni. Parevo. Ritorniamo su. Brucia per me. Sono sotto attacco. No, sei bruciato via. Della forma di vita organica. Con danni critici.
Riparazione impossibile. Che fa male. Colpo subito. Facciamo una bistecca da Natale. Mi raccomando, ben cotto, eh? Beh, mi hanno colpito. Vuoi farlo davvero? Statisticamente. Sì. C'è qualcuno a battimento? Iniziamo. Contatto rilevato. Possibile. Sensore primario danneggiato in modo critico. Fuoco a volontà. Su, dici te fuoco a volontà? Ma okay. Volontà di chi? No, questa cosetta qui non la vivo. Esci. Ciao. Merda. No, che cazzo fa? Quanto te odio. Sì, la guarda, questa cosa. Da questa parte! Qualcuno mi aiuti! Sparare per uccidere! Cessare il fuoco. Mori. Quanto da fastidio. Ad Victoriam, paladino. A Vittorio. Oh, mo. Aspettiamo 3 secondi. Mo, che è sta cosa? Mamma mia. Ah, si è ripreso. Ehi, cos'è stato? No, non mi piace fare. Sono vita grappa, non mi viene a dire. Presto. C'è qualcosa. Un accesso. Tieni pure a chiedere, c'è qualcosa. Scusate. Vittorio. Eccoti.
Che malissimo. Ma se io premo il tasto... A vittoria! Eccoti qua. Confetto. Il braccio. Niente, lo sbaglierò sempre tasto. Invece di premere il tasto zero. Vieni qui. Porrò fine alle tue sofferenze. No, lancia fiamme non serve a niente. Sparano! Ma perché stai a guardare la grinta plasma? Che me frega a me da granata? Oh, ricordo un po' caro. Missione compiuta. Oh, mamma mia, un'ora. Perché mi sono castrato un po' qua? Dentro e fuori, maledetto. Agiremo in modo rapido e preciso. Basta, lo dici te che agiremo in modo rapido e preciso. Ottimo lavoro, paladino. È ora di abbandonare questo posto. Hai un momento, anziano Maxon. Missione compiuta. Portaci via da qui immediatamente. È ora di andare, paladino. Andiamo, che me frega. Qui abbiamo finito. Censore Ingram, attiva il teletrasporto. Spiacente, anziano. Ti prego, mamma, non lasciarmi qui. Voglio venire con te. Sostiene di essere il figlio del paladino, signore. Perché mi chiami mamma? Cosa? Tu sei mia mamma. Come ti devo chiamare? Oh, ci mancava pure questa adesso. Non sono un bambino. Sono abbastanza grande da cavarmela da solo. Sì, certo. L'unico aiuto che mi serve è per uscire da qui. Ora possiamo andare, per favore? Assolutamente no. Non verrai con me. Non sei mio figlio. Ma non puoi lasciarmi qui. Non voglio morire. Ti prego, pensaci un po'. Tu non sei Sean. Sei un robot creato per sembrare reale. Vuoi lasciarmi qui? Sì. Non posso crederci. Ti odio. Stai a posto così, ragazzi. Ok. Dovevamo sedere i piedi. Attivazione. Un momento. Lasceresti qui quel bambino? Sì. Condannandolo a morte certa? Assolutamente sì. È tuo figlio. È un sintetico, Ingram. Non è davvero mio figlio. Sul serio? L'istituto ha prodotto sintetici con l'aspetto di bambini? Non so che cosa dire. Se non che si meritano la fine che stanno per fare. Bene. Allora possiamo procedere? Assolutamente certo. Sì. Andiamocene da qui. Subito, paladino. Ti manderò al luogo della detonazione. Imposterò il teletrasporto in modo che gli ultimi di noi siano trasferiti sul Pridwen. Così tutti saranno in salvo. Dopo l'esplosione del reattore, di questo posto resterà solo un mucchio di macerie fumanti. Chissà che spettacolo. Pare che qui il tuo lavoro sia finito, paladino. Beh, insomma, devo da riparare tutta l'armatura. Fa schifo al cacchio. Spaccato tutto, direi. Ho rotta tutta sta cavolo d'armatura. Ti prego, mamma, non lasciarmi qui. Ma di voglio che? Venire con. No, non se ne parla proprio. Ciao. Il censore Ingram mi ha assicurato che saremo fuori dal raggio dell'esplosione. Premi quel pulsante. E non solo sconfiggerai il nostro nemico, ma riporterai ordine e decoro nel comune. È il momento, paladino. L'istituto e i suoi abomini sintetici devono essere spazzati via. Ciao, ciao. Stavo là, esposa. Abbiamo fatto il botto?
La sento passare sopra di me. Il calore, la forza, le radiazioni. La paura. È la fine del mondo, ancora una volta. Chiudo gli occhi. Penso alla mia vita prima di tutto questo. Prima delle bombe. Tutto può cambiare in un istante. E il futuro che hai pianificato muta. Che tu sia pronto o no. Prima o poi. Succede a tutti. Questo non era il mondo che volevo. Ma è quello in cui mi sono ritrovata. Il Commonwealth. La mia casa, fatta a pezzi e rimessa insieme. Pensavo, speravo che avrei trovato la mia famiglia. Ingannato il destino, sistemato le cose, come una volta. Ma ora lo so. So che non si torna indietro. So che il mondo è cambiato, che la strada sarà dura. Stavolta sono pronta. Perché so che la guerra non cambia mai. Il Commonwealth non ti piace? Dovresti vedere la zona contaminata della capitale. Allora ragazzi, la nostra serie è finita. Certo, non è finita proprio come avrei voluto io. Sarebbe piaciuto fare veramente tutto, farvi vedere tutto fino a che Grazie sono alla tua ricognizione, fino a quando sono arrivato a questo punto. Ma purtroppo avevo anche gli episodi pronti. Il problema è che se non li guardate non c'è scopo, purtroppo le visualizzazioni parlano da sé, quindi la serie non andava. Ragazzi, noi ci vediamo presto, ci vediamo con nuovi video, altri aggiornamenti, sicuramente farò vedere qualche novità. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto da Ryuzenka e ciao!